In cucina con la mamma check! Buongiorno! Buongiorno. Bentornati in questo What I Eat in a Day. Oggi ci sarà un What I Eat in a Day speciale perché sarà ospite con noi una special guest, mia sorella. E sarà ancora più speciale perché sarà un What I Eat in a Day svuota frigo. Quindi vedremo cosa c'è nel frigo e ci prepareremo le ricette di tutto il giorno. Come prima cosa ci sarà quindi la colazione. E per colazione avevamo una banana matura, cioè veramente matura, quasi nera. Poi in frigo avevamo una scatoletta di albume, ce n'era rimasto pochino. E poi dopo la farina d'avena che sto per finire, presto mi rifornirò e vi dirò dove. Quindi partiamo subito, ancora questo quindi. Partiamo subito e mia sorella ci farà questi fantastici, stavo per dirlo, banana pancakes. Ma vi giuro che sono stra soffici, ma veramente tanto soffici, sono stra buoni. Infatti non vedo l'ora di mangiarli, quindi partiamo subito con questa fantastica ricetta. A tra poco. Sbucciamo la banana e la schiacciamo con una forchetta in questo modo. Dopodiché prendiamo 100 g di farina d'avena e 200 g d'albume. E adesso si lavora, mettiamo l'albume in una ciotola e lo facciamo montare con un mixer. Deve diventare super cremoso. Aggiungiamo quindi anche la banana e adesso giriamo però più delicatamente. Piano piano, aiutandoci con un setaccio, aggiungiamo la farina d'avena, in questo caso io l'ho aromatizzata con un po' di cacao. Con una spatola sempre delicatamente giriamo dal basso verso l'alto in modo tale da non far smontare l'albume e setacciamo piano piano ancora la farina e mescoliamo ancora. Come al solito prendiamo un cucchiaino di olio di cocco e la spalmiamo su una padella ben calda. A questo punto mettiamo i nostri pancake piano piano con un cucchiaio e cerchiamo di farli più spessi in modo tale che vengano belli sofficiosi. E sempre come al solito con le nostre super tecniche ninja giriamo i pancake e voilà! I pancake sono pronti da condire e poi da gustare. Quello che abbiamo messo sopra è un burro di anacardi stra buono. Cioè, io adoro gli anacardi. Che buono. Come sono? Devo rispondere. Sono leggerissimi. Stra buoni. Si sciolgono in bocca. Cioè, vi giuro che si sciolgono in bocca. Cioè, è tipo come se non... Cioè, praticamente è come non masticarli, da talmente sono soffici e leggeri. E in più non abbiamo messo il dolcificante perché, vabbè, abbiamo usato una farina aromatizzata, ma non era poi così tanto aromatizzata perché il cacao ce lo aggiungo io, la farina d'avena. E, però c'è la banana che è dolce, quindi guardate quanto sono soffici. Mamma mia. Brava Pulce. Grazie. Comunque questa è una dote di famiglia. Siamo tutti chef. Non è vero, sono più brava io. Dai, a volte fai delle schifezze. Non è vero! Madonna. Non è vero, sono brava anche io! Non credete, sì. Dai, ammettilo che hai imparato da me. Ti piacerebbe? Ti piacerebbe, Potter? Paura, Potter. Ti piacerebbe? Ecco il lato nerd di Katakesh. Bene. Perfetto, bacchette alla mano e finiamo questi pancake. Ci vediamo allo spuntino. Ciao, ciao. Come spuntino ho preso due fette di pane di segale e le ho fatte tostare su una padella. Ho preparato l'avocado, metà limone e del salmone selvaggio. Quindi ricetta semplicissima. Sul pane tostato aggiungo l'avocado e lo distribuisco bene. A questo punto aggiungo il salmone a fette, limone obbligatorio perché così viene buonissimo,
E come tocco finale un pizzico di pepe a gradimento. Lo spuntino perfetto è pronto! Cioè, no, non si fa. Doveva essere una sorpresa. Comunque, io non ce la faccio più, non riesco più, cioè non sto più nella pelle, vorrei mostrarvi, cioè vorrei dirvi tutto su quella cosa che vi sto nascondendo e vorrei mostrarvi. Mi è arrivato un video finito. Sei proprio anti-sgamma comunque. Ragazze e ragazzi, non sto più nella pelle. Comunque questo video uscirà su YouTube e niente, vorrei spoilerarvi. Vorrei spoilerarvi tutto, ma non posso, cavoli, non posso. Quindi aspettate e credetemi che sarà veramente una figata la cosa che uscirà. E soprattutto non vedo l'ora che vedrete questo video qua, perché io tipo mi sono messa a piangere. Basta, basta, basta. Ok, allora Pulce, svuota frigo oggi, What I Eat in a Day. Che cosa abbiamo pensato di fare e cosa abbiamo trovato, insomma, nella dispensa barra frigo? Allora, abbiamo deciso di fare degli hamburger vegani, vegetariani con... Quindi, scusami se ti interrompo, sono logorroica. Spieghi. Per le ragazze che continuano a insistere a dirmi: Kate, ti prego, fai una ricetta vegana. Ecco qua la vostra salvatrice. Inti oggi per noi mi insegnerà, e poi magari la rifarò su TikTok e Instagram, questa ricetta vegana che io le ho invidiato durante la quarantena, che secondo me è super buona. Continua pure, scusa Pulce. Sono degli hamburger o polpettine, in base a come si decide ovviamente di farle, a base di ceci, lenticchie, con dentro un po' di soffritto di carote, cipolle e aglio per dargli un po' di più sapore. Abbiamo deciso di mettere il cumino perché, insomma, con i ceci, come ben sapete tutti, ci sta. Quindi per pranzo faremo le polpette, scusate, faremo hamburger. Gli hamburger vegani, alleluia! Quindi ci vediamo per la preparazione. Come prima cosa mettiamo il riso a cucinare e tagliamo delle zucchine. Tagliamo anche una cipolla, aglio e una carotina e la mettiamo nel mixer. Facciamo soffriggere e prepariamo 200 g di ceci e 100 g di lenticchie. Mettiamo anche questi nel mixer. Come al solito devo fare casino, sono caduti due ceci. E aggiungiamo anche il soffritto. E aggiungo un po' di pepe e un po' di cumino ai nostri ingredienti. Un pizzico di sale, un cucchiaio di olio e mixiamo il tutto per 7-8 minuti. Dopo... sui fantasmi. Dopo due anni... No, vabbè, due anni, più o meno. Quanto ci avevamo messo a farlo? 5 minuti. No. Che esagerata, 5 minuti. No, dai, facciamo 7 minuti. Vabbè. Allora, non abbiamo frullato tutto, abbiamo lasciato solo la parte sopra, diciamo, ancora con i pezzettini, così è più facile fare gli hamburger. Adesso li portiamo in padella e vedremo come verranno fuori. Su un piatto con della farina di mais mettiamo giù il composto con un cucchiaio e iniziamo a dargli una forma, in questo caso hamburger. Hamburger vegetali, mi correggo. Mi raccomando, fatelo delicatamente perché sono davvero morbidissimi. Sempre nocina di olio di cocco su una padella ben calda e mettiamo giù gli hamburger. E facciamo cuocere 4-5 minuti per lato. Vai, sei tranquilla. What up? Mossa ninja effettuata. Nel frattempo anche il riso e le zucchine si sono cotte, ho aggiunto un po' di olio e voilà, è arrivato il momento di impiattare. Guardate qua, un bel piatto fatto con amore. Finalmente si mangia! Pronto? Comunque non vorrei dire, ma hai visto quanto amore... Brutto? No, ci hai messo amore a farlo, guarda, è un cuore. Sì, no, un è po'. Un po'. Insomma, no. Fai vedere i cuori, è hai un una cuore. Fantasia. No, vabbè, è un cuore, guardate. Dai, è un cuore. Vero che è un cuore? Lo vedi un cuore? Mi prendi sempre in giro qui. Assaggiamo. Momento della verità.
se dicevi le bugie in quarantena che era buono, oppure se è buono veramente. Proviamo. Come sempre annuso qua. Annuso sempre. Beh, io lo conosco, ovviamente. Mm. È molto buono. Mm. Stramorbido, o no? È buonissimo. Te l'ho detto, devi imparare. È buonissimo. No, vi giuro che è strabuono. Tipo questo, ho pensato, se fosse stato buono, vabbè dai, ero sicura che era buono, l'ho fatto lei. Solo che pensava di fingere? Voglio un po' stuzzicarla. No, non l'ho mai finto. Le cose se non sono buone lo dico. Comunque, ho pensato di farli tipo, si possono fare secondo me, dato che sono super 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 teneri, ho pensato di... Boh, allucinazione immensa, oh. Dato che sono... Riprendo. Sono sei super simpatica. E quando sbaglio riprendo da dove ho sbagliato. Perché che cazzo guardavi la... Non lo so, ho avuto un blackout, che ne so. Mi sono bloccata. Di testa. No, è perché vi dico la verità, non sto più bevendo il caffè e allora sto impazzendo. Infatti per quello che sono un po' più stanca del solito. Ho bisogno di caffeina. Scusa. Vabbè, stavo dicendo, dato che sono super morbidi, ho pensato di... Cioè, abbiamo pensato che sarebbe bello infatti farle un pochettino anche più piccole e metterle tipo dentro al pane, come se tipo fossero proprio... Cioè, proprio un hamburger. Cioè, da usare proprio come hamburger, perché sono tenerissime. Cioè, sono veramente... Cioè, sono stracremose, si sciolgono sul serio in bocca. Oh, tutte le cose che fai tu si sciolgono in bocca. Come mai? Non so, mi piacciono le consistenze morbide, che ne so, perché sono morbida io. E allora mi escono morbide. Mi sembra giusto, no? No, è perché hai il cuore... Morbido. Morbido! Un cuore tenero. Esatto, volevo dire quello. È morbido. Perché hai il cuore tenero, quindi ti piacciono le cose morbide. Tenere, sì. È il momento gnammi questo, sai? Che nei miei vlog c'è il momento gnammi. Momento... Quello che fai il balletto? Vai, momento gnammi. No, io non ballo. Momento gnammi. Momento gnammi. Da casa Fali è tutto, ci vediamo nel prossimo What I Eat in a Day. Grazie per essere... Sto scherzando. Ci vediamo. Basta, poi digiuno fino a domani. Ci vediamo alla merenda. E per questa volta, per la merenda, mi dispiace per voi perché mi sa proprio che non cucineremo. Non cucineremo. Dato che lei non la vedo da tanto tempo, volevamo uscire e concederci qualcosa di goloso. Quindi ci vediamo dopo, andiamo a farci una passeggiata e ci vedremo per strada, sperando che la gente non mi guarda male. Vabbè, già mi guarda male per strada perché devo fare video a tutti. Però vabbè, ecco, ci vediamo dopo. A dopo. Ciao ciao. Comunque adesso che mia sorella non ci sente, non erano buoni gli hamburger, non erano per niente buoni. Ma sei fuori di testa? Sto scherzando, sono buonissimi, no vi giuro, sono stra buoni. Finalmente avete capito qual era la merenda golosa. Che gusto hai preso? Pistacchio e Nutella biscuits, forse. E io, indovinate? Vabbè, ovvio, mango e fragola, non cambio mai. Vabbè, adesso ci godiamo il gelato che si sta già sciogliendo perché sembra praticamente estate. Siamo qua sul lungo lago insieme al piccolo e a mia mamma e ci vediamo per la cena. In cucina con la mamma check. Allora, oggi, dato che come abbiamo già detto 10.000 volte è il vlog svuota frigo, scusate, la presentazione di mia mamma, eccola qua, la superstar del canale, che conoscerai, non guardo neanche il video. Comunque, allora, dato che è svuota frigo, stavo dicendo, abbiamo detto a mia mamma: mamma, hai voglia di cucinare oggi? No. No. Quindi abbiamo guardato cosa c'è nel frigo, mia mamma ha deciso di fare
Allora faccio, ci do un po' di filetti di sgomberi, le speziati con curcuma, cumino e sale. Adesso vi faccio vedere subito. Via. Quindi ho speziato le sgomberi che ce l'ho in frigo, così non rimani lì, con curcuma, cumino e un po' di sale, un pochino di sale. Sì, aromatizzato. E dopo che grigliati mettiamo con un po' di prezzemolo e olio vegetale. Poi facciamo le grigliate, ho due peperoni e quattro zucchine. Li facciamo grigliate e tagliamo, dopo facciamo vedere come si taglia. Ok, quindi facciamo lo sgombro speziato più le verdure alla griglia. Adesso iniziamo a tagliare e la mamma supervisionerà le figlie che tagliano le verdure. Ecco, prezzemolo, olio e un spicco d'aglio tagliato fine. Per mettere sopra le verdure e sopra il pesce. E mi piace anche sopra le verdure perché mi piace sempre i gusti forti. Va bene, quindi io ti taglio lo spicchio, giusto? Sì, sì. Spicchio di aglio. E condisco il prezzemolo, l'olio col prezzemolo. Ci metterò un pizzico di sale, pepe, olio e mischierò il tutto, lo lasceremo un po' macerare finché il pesce non è pronto. Ok. E io taglio il peperone. E io taglio... Posso aiutare? No, abbiamo detto che facciamo solo noi. È una sfida fra me e Kat, visto che è competitiva. Va bene. A chi taglia meglio e più veloce senza tagliarsi le mani, giusto? Te lo immagini? Che mi taglio una mano! Finiamo il vlog in pronto soccorso. No, dai, non portare sfiga. Non si sa mai. Ok, brava Kat. È una stella per me! Stai attendo, guarda che ti supero, eh! Tanto io sono la preferita, quindi vinco io. Cavolo, è vero, da piccola dicevano tutti. Lei, sai cosa, sapete, sai tu che stai guardando, sai cosa diceva lei? Mamma, te lo dicevo con un coltello, lei me lo metto giù. Sì. Diceva che lei era l'angioletto della famiglia e io ero il diavolo, cioè no, la strega. No. Ti sei mai chiesto il perché? No, Peter Pan. No, non è vero. Né le streghe. Vabbè, ma adesso... Schifera. È piccolo. Spiegate perché Peter Pan. Sì, sempre lei sogna Peter Pan, si lancia del letto, si lancia del cibolo. Dal letto al castello. Mi lanciavo dal letto al castello pensando alle cose felici tipo gelato, caramelle, perché a quei tempi le cose felici erano quelle. Perché non so, per chi non conosce la storia di Peter Pan, se fai pensieri felici poi dopo riesci a volare. E quindi io mi lanciavo dal letto a castello e mi facevo sempre male al braccio. Così, grazie. Così, sì, basta così. Ah, quindi le tagliamo a striscioline. Aspetta che... Abbiamo deciso di tenerci i vestiti per essere per una volta un pochettino eleganti, però questa parte del vlog si chiamerà tette. Sì, si può dire. Ciao, buffa, però! E c'ha le puffa pera! Puffa pera! Ho vinto io, perché io ho già tagliato i peperoni e adesso taglierò anche le zucchine. Per favore, tu li hai tagliati male. Lascia che fare. Vedi, alla mamma piace che le faccia io perché sono più brava. No, è uguale. Guarda, io riesco a tagliare fini così. Guarda. Dai, ti prego. No, adesso la faccio dritta. Ti prego. Così no, non si taglia così. Così? Non si taglia così. Ecco. Mamma mia. No, è venuta bella, dai. Dai, è la perfezione, guarda. Uno su mille ce la fa. Vedi? Cioè, è perfetta. Come si può dire che non è perfetta? È perfetta. Cosa dici? Tanto la mamma mi ha messo tutte le zucchine sul mio vassoio. Mamma, guarda che ti prendo schiaffi con la zucchina. Questa bella. Non offendere i miei peperoni. No, è bene, dai. Tagliati proprio. Solo attenta il dito, Ha paura per me. Mamma, non perdere sfortuna. Lasciamo il scherzo. Io la verità sono orgogliosa dei miei figli. Perché dove gira? Gira. No, la verità. Perché discorso siamo. Perché dove fanno le robe, fanno le robe perfette. Scherzavo prima, dai. Ah, grazie. Quindi non era vero? Cosa vero? Che non facciamo le cose per te. No, è vero che tu sei la sua preferita. Non sei l'unica preferita. I miei figli li voglio bene tutti. Io. Mamma, però ho fatto il sushi questa settimana. E io? La mia coccolina. Non posso dire niente perché si convince che sia il sushi di mia mamma. Questa è la...
Cioè, l'amore del cuore della mamma. E poi la mia coccolina. La mia coccolina. Coccolina! La sua coccolina. E io sono l'amore della vita. No, per dire in retroscena vi ho fatto vedere la zucchina perfetta. E questa? Sei stata questa? Tu a tagliarla quella. Questa che cos'è? L'hai tagliata tu. Che cos'è? Che cos'è questa? È una zucchina alternativa. È una zucchina alternativa come me. È originale questa zucchina. È la brutta quella zucchina. Oh, questa è una zucchina speciale. Questa è la mia zucchina. È stata come te. Adesso abbiamo tagliato le zucchine, abbiamo tagliato tutte le verdure, è il momento di grigliare, quindi scaldiamo la... Che cos'è quella? La griglia per le verdure. E ci vediamo nell'altra prospettiva. Facciamo cuocere il pesce e le zucchine 4 minuti per lato circa. E li giriamo e facciamo cuocere ancora altri 4 minuti. Per i peperoni basteranno anche 2 minutini. Il nostro prezzemolo condito e condiamo le verdure. Mamma mia, quanto è buono! E voilà, la cena è pronta per essere gustata. Si mangia finalmente, si mangia! Peperoni, quelli che ho tagliato io, i peperoni che io ho tagliato perfettamente. La sì. Vedi la perfezione? Guarda sì, quello sì, che sì. Grosso. Mamma, vero che sono perfetti? Belli, belli. Ok. Cominciamo col pesce. Io ho un pochettino di limone sopra il pesce. Anche io limone. E che io un po' di... L'insalata la mangiamo. Abbiamo fatto anche l'insalata a proposito. Cioè l'insalata, tipo un misto di insalata e rucola. Io adoro la rucola. Ho fatto il sondaggio qualche giorno fa e... Non piace. Voi non amate molto la rucola. Sono strana io, tipo, sono un po' la camera. In effetti sì. Non è che sia la verdura più buona del mondo. Va bene. Buona cena! Buon appetito! Che buono, mamma! Tu sì che sai usare le spezie. Perché io? Altro che io! No, perché il pesce, io li metto almeno 2 ore prima con le spezie. Più resta con le spezie, più viene più buono. Ah, ecco, è una cosa che ci siamo dimenticati di dire, infatti, di marinare il pesce 2-3 orette prima. Grazie, mamma, per averci detto questo segreto. Sì. È un segreto della ricetta. Sì, ma è il segreto della mamma. Da non uno fai quello. E da questo fantastico vlog è tutto. 2 special guest, vabbè, la mascotte è la special guest che è mia sorella, finalmente ve l'ho fatta conoscere. E noi ci vediamo al prossimo What I Eat in a Day. Un bacione. Ciao. Ciao, la mamma c'è.